Sarebbe in corso di sviluppo con la multinazionale tedesca Siemens. No, spero non ci sia scritto quello. Le leggo, poi lei mi dice Sì. le esatte parole. Sì, Allora, tenga presente, io siamo. prevalentemente, come lei sa, sono negli Stati Uniti e Certo, quindi... questo però è un documento che sta girando. Sì. Ticket di cogenerazione termico-elettrica, lot cut, in corso di sviluppo con la Siemens AG. Sì, beh, è assolutamente sbagliato, mi ha fatto bene a dirmelo. Noi stiamo facendo una ricerca con i laboratori svedesi della Siemens per ottimizzare una turbina. Per far sì da accoppiare ai nostri generatori per fare in modo da ottenere la massima efficienza possibile. Questa è la Quindi in sostanza situazione. Siemens sarebbe un fornitore come Siemens è un qualsiasi auto, fornitore non c'è un perfettamente. interesse di Siemens No. nello sviluppo di questa tecnologia, Nel nello modo più sviluppo. assoluto no. Nel modo più assoluto no. Noi abbiamo chiesto alla Siemens quali possono essere le applicazioni per i nostri ICET. Il loro centro di ricerca e sviluppo di Stoccolma ci ha studiato sopra, hanno mandato un loro tecnico qua da noi proprio in questo laboratorio per fare delle rilevazioni e ci hanno fatto delle proposte. Vi è in atto uno studio e questa è l'esatta situazione. Ci sono altre multinazionali di alto livello o aziende italiane che sono, diciamo, in qualche modo partner con voi nello sviluppo di queste tecnologie? Abbiamo molte importantissime aziende con le quali noi siamo in contatto, perché potrebbero essere potenziali utilizzatrici della nostra tecnologia, ma partnership o joint ventures con importanti aziende noi non ne abbiamo.